è tutto basato sul congelamento. Mi piace molto, mi ci sto trovando bene. L'ho appena iniziato, cioè avrò fatto due partite con questo deck. Allora, valanga no. Questo no, mi serve altra roba. Just wanna... Può essere Chapius. No. Oddio, qualche scricchiolio sì. Fa proprio clack. Forte. Giù dagli alberi! Sì, comunque cambierò medico e poi vi dirò. Vi farò sapere. Ok, lui ha un deck illusione. Io non sono messa benissimo contro illusione. Assorbo subito saluto per evocare un ragnetto. Così almeno posso anche attaccare. Se lo dici tu. Everybody looking for some. Non lo so, Bona. Mi aveva detto che si doveva operare, però non abbiamo più parlato. Non temere la via oscura. Dai, che pizza è mazza illusione, sul serio. A tutta velocità. Sì, la madonna. Che danni mi prendo? Timero sarebbe? Questa unità muore quando colpisce o alla fine del turno? Ah, ok, allora blocchiamolo. Io sono l'ombra. Almeno non mi prendo anche quei danni. Che bella mano di legno che ho. Ma potevo giocare il locandiere! Ma no! Ho sbagliato. E vabbè, flip. Mi erano le calcagna! Mi sono distratta. Sono i mazzi che vanno, quelli con illusione. Può essere buh, esatto. Mi serve una gamba bionica e risolviamo tutto. Ma io non attaccherei. Che altro bloccherei. Non possono colpire ciò che non vedono. Devo farmi dei mazzi anti-illusione. Assolutamente. Allora, ho le cure. Quindi quello che Ashi in questo momento mi serve a niente. Infliggi uno a tutte le unità nemiche. Cura di tra il tuo Nexus. Ed è veloce. Can do this. Più che altro perché almeno gliele secco. Sì, faccio prima questo e poi glielo rifaccio nel prossimo turno. Per forza. Perché sennò inizio a prendere troppi danni. Almeno inizio ad abbassargliele. Tieni duro, Zern. Prossimo turno con l'altro pulisco. Non vedo alternative. I danni che mi fa. Solo i più degni sopravvivono. Ah, ma lui si evolve. Merda. Lui si è evoluto. Oh, non avevo ancora mai perso un match su sto gioco. Cioè, tipo oggi è il primo giorno? Sul serio? Dovete credermi! Oh, oh, tu e le tue storie. Di sicuro quella distrazione dove ho perso un turno non è stata buona. Ok. We can still do something. Altri danni. Uh-huh.
Forse era meglio prima attaccare. No, no, perché poi me le bloccava. Però quella è veloce, gliel'avrei comunque potuta mettere. Domani fai pausa proprio nel giorno della festa della mamma? Farò gli auguri alla mia mamma, così la chiamo. Me la sono un pelo guffata. Sì, esatto, è vero. Perché ieri ho detto, ragazzi, da quando ho iniziato a giocare a sto gioco non ho ancora mai perso un match. Me la sono straguffata. Allora, fammi pensare. Devo riuscire a mettere fuori la sciamana. Lui non credo proprio bloccherà. Voi dovete credermi! Però potrebbe farlo. E io non posso permettermi di prendere altri danni. Questo è buono. Tre salute dall'unità. Ed è veloce. Ok. Assorbi tre salute dall'unità. Lo dovrei prendere. Lo dovrei prendere da Zed. Poi, questo è un 6-6, questo è un 7-5. E tra l'altro non può essere bloccato. Io la ucciderei. Oppure, no, perché non posso comunque. Mi conviene congelarla in questo turno e... prendere 6 danni oppure traddare. Facciamo così. Allora metto la sciamana. L'inverno è il vero sovrano del Freljord. Cazzo, frantumazione, è lento. Frantumazione è lento. Sbarrate le porte. Merda. E niente, frantumazione è lento. Perché non sto lì con la testa? Parliamo del tuo conto. Rip! Torna la prossima volta! Ah, sicuramente lui deve morire. Però è problematica sta cosa. Male che all'inizio non mi prenda molto. Final Fantasy 8? No, è normalissimo che non ti prenda molto. Perché è molto molto difficile come sistema di combattimento quello di Final Fantasy. E quindi sì, ci può stare che non ti prenda in realtà. A livello di combattimento tra i Final Fantasy, secondo me è quello studiato peggio da quel punto di vista. Allora, 2 di mana mi servono assolutamente. Allora, tu quando attacchi frizzi. Però non è... è il mio turno adesso, quindi. La madre guerriera ci riunirà tutti. Oggi combattiamo come una cosa sola. Attacchiamo. Tanto non penso proprio che bloccherà con qualcosa. Ah, speravo non avrebbe attaccato subito. Però vabbè, ci sta. Questa è la nostra patria. Tocca sprecare quella per uccidere. Non si vede la vita del nemico? Oh. Oh no. Ora sì.
Allora, io ho 3 mana ora. Cos'è stato? Tocca all'avversario, 9 mana. Tornando al discorso di una mia amica di mia sorella, ha avuto problemi ed entrambe le ginocchia le è stato operato e mi sembra che fosse l'acido lattico. Perché appunto diceva che c'erano queste sacche di liquido e le faceva molto male. Ma anche secondo me potrebbe essere una cosa simile. Svelta e silenziosa come la brezza. Che palle questa illusione. Posso congelarla comunque. Va bene. Vai. Per fortuna il mio avversario, nonostante abbia un mazzo molto più forte del mio, non sta giocando benissimo. Però io mi sono distratta più volte. Valtra! Ciao! Grazie per il 28esimo mese di resub, Valtra! Ma grazie mille! Cos'è che sta succedendo qui? Perché sta continuando a richiamarli? Non ho capito. Sono molto confusa. Sono estremamente confusa. Allora, devo tenere il mana per la frantumazione, ma adesso attacco io. Sono Legros, lo scudo del re. Ora sto attaccando io. Io nel dubbio meno. Adesso grazie, basta. Valtra. È il tempo quando ci si diverte. Grazie, Valtra. Grazie mille. L'importante è che io abbia mana per congelare. Ogni passo mi avvicina alla salvezza. È ribaltata la situazione. Se devo. Ah, silenzio. Svelta e silenziosa come la brezza. Ehi? Il difficile è iniziare. Adesso attacca lui, però. Ti attaccherà subito. Per caso vorresti scappare? La Madonna, ma quanta roba ha? Gela i nemici con meno di 3. Silenziosa come la morte. O salute. Ok, benissimo. Vai, Yeti. Vai. Mamma mia! Mamma mia, questo Yeti! Il problema è quel 5-5. È lento. Stava preparando l'attacco. Non ho perso? Perché non posso usare quello lento. Però, oh raga, però veramente, cioè, me la sono giocata al meglio delle mie possibilità. Questo è il primo match che ho perso, zio Banano, da quando gioco a Runeterra. Arg! Me la sono chiamata, è perché ieri ho flexato che ho detto che non avevo ancora mai perso un match. Vabbè dai, è un deck nuovo, ci sta. Se non mi fossi distratta a turno 3, secondo me l'avremmo vinta. Perché, sì, l'avevo quasi ribaltata. E che a turno 3 non ho evocato. Porca miseria. Sì, me la sono gufatissima. Colpa mia, non lo faccio più. Buona questa mano, ottima. Lo Yeti è fantastico. Non ho ribaltato la situazione. No, dai, l'avevo ribaltata, Dio santo. Sono passata da una disfatta totale a quasi vincere. Comunque, Valtra, volevo ringraziarti. Che eri in mezzo ad un match un attimo concitato e stavo dando molta attenzione al match. Ma grazie mille. Grazie come sempre per il supporto, Valtra. In battaglia! Avant-garde!
Va bene, e allora io seccherò questo palchettino. Sì, mi concentro. No, però davvero grazie, Valtra. Come stai? Cosa stai giocando a parte Monster Hunter questo periodo? No, sono contro persone a caso. Allora, io qua farei arciere e poi vado di falco. Freccia incoccata. Oh, vai che si potenzia Ash. È molto carino il mazzo ghiaccio. Mi piace. Congelo tutto. Ok, tocca a me. Turno 5 questo, vero? Posso evocare la guardia. Le ultime settimane tra internet, farlock e altri problemi sto giocando a poco e niente. Ma su Monster Hunter ho fatto solo un paio di volte la Nami Arci. Ah, la roba nuova che stanno mettendo? Se vogliono combattere. Felice di servire. Felice di rivederti. Sei raffica. Uccidi un alleato per pescare due carte. Sì, dai. Oh no, 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 no. Fanno così. Una partita contro di te, Alex. Non mi fido. E se mi stream sniperi? Come faceva un sacco di gente quando giocavo Hearthstone. Disciplina e acciaio. Buon aggro, il bar nagro. Non ho presente, sai qual è. Voglio andare prima di guardia. Combattiamo per un unico frelio. Volevo usare anch'io. La madre guerriera ci riunirà tutti. Cavoli, sei sei. Bisogna fidarsi, ma io non mi fido. Sì, Vanquish. Oggi combattiamo come una cosa sola. A mia difesa non ti stream sniperavo, ma ti giocavo contro alle fiere. Sì, vabbè, quello è vero. Vabbè, ma alle fiere vincevo sempre, quindi va bene così. No, però sì, in passato è capitato che gente mi stream sniperasse quando giocavamo ai giochi di carte. Va bene se non vai, però mi basta la tua parola? Dovrei fidarmi? Io mi fido. Sì, raga, il match contro di voi in streaming ha pochissimo senso. Cioè, le carte mie le vedete, il mio mazzo lo sapete. Però più veloce della mia freccia? Non credo. Quel 6-5 lo possiamo counterare anche abbastanza bene. Yeah, yeah. Ok, più 3 più 3. E io ti congelo. Vai. Dai. No, dovrebbero Condi, infatti. Dovrebbero creare delle modalità streamer, infatti. Ma io mica sniperei. Non lo faccio con Matt, perché dovrei farlo con te, scusa. Fai mai. Vabbè, di te mi fido, dai.
No, che è? Oh. Rapida come una freccia! Il nostro stendardo aprirà la strada! Passa qualcosa che copra le carte. Difendiamo uniti. Sì. Dovrei coprire praticamente la lista. Sì, ci gioco tutti i giorni a Magic. Questa è la nostra patria. Bravo il Marco, diglielo. Il momento è giunto. Colpisco. Se l'aspettava. Quanto? Ancora due volte devo congelare. Bella la sciamana. Buona poi potenziata. Ottima la sciamana. Tocca a lui però. Dopo mi stresso in privato. Dovresti anche mutare il gioco, visti i dialoghi delle carte. Sì, è vero, un po' un casino. Basta che voi avete anche solo la live in ascolto e sapete tutto quello che sto giocando. Donami la calma di un mondo coperto. Lei è ottima. Te li amo a go-go. Like there's no tomorrow. Ciao, Just Ken. Pronta all'azione! Quale? Quello era Final Fantasy? Ah, sì, la musichina. Questa sarebbe da congelare. Così poi il prossimo turno mi si evolve Ash. Dato che è lento e lui deve attaccare, meglio prevenire che curare. Ciao, ciao. Se vuoi puoi togliere l'autopass per quando non l'hai giocate, per non far capire all'avversario che non hai carte da giocare. Pronti? Eh sì. Quello sarebbe buono, così posso bluffare. Hai ragione. Okay. Sarai un totem perfetto. Due danni li posso anche prendere. Nobile fine. Mi fa venire i brividi lungo la schiena. Perfetto. E la lei vai. Guarda Ash che si evolve. Bellissima. Nemici con zero potere non possono bloccare. Congela un nemico con tutti gli altri e tutti gli altri nemici con tre o meno di salute. In più pesco. Io andrei di artiglio qui. Quanti danni sono? Me li dice i danni? Dai, ti prego, non farmi contare che mi devo sforzare tantissimo. Ma con l'oracolo non posso vedere quanti danni ho. Mi avevano detto che cliccando qua mi diceva i danni. Allora, niente, devo contare. Allora, 11. 19. 26. 27, 28. Direi che ho lethal. Posso contare, ma devo prima giocare le carte. Devo prima attaccare per forza. Aspetta, se le trascino tutte così, ecco, attaccano insieme. Boom. Basta metterle sulla plancia. Inizia una nuova era. Sì, pane. Sì, sì. O magari dopo anche un po' Magic, vediamo. Magari dopo possiamo giocare anche un po' Magic.
E che sto cercando di imparare Runeterra, quindi ci sto passando un po' più tempo. No, che se in realtà non è vero, perché Magic lo sto giocando tutti i giorni. Runeterra sì, ma di meno. Jolly raro. Thanks. Mi piace molto questo deck, è fico. Ok. Solo questa mi ha dato? Ma quanti livelli ho fatto, scusami? Eh no, ho ancora ricompense? Ah, la capsula. Capsula selvaggia. Ok, posto. Sì, è gratis Runeterra. E tra l'altro è veramente uno dei pochissimi giochi di carte online dove non devi shoppare. È tutta roba estetica, la roba da shoppare. Fai le carte giocando. Il redesign delle fasi di Runeterra deve essere stato davvero sublime, se ti ha fatto cambiare radicalmente l'approccio che avevi prima con questo gioco. Sì, sì, Manuel, ma è sublime. All'inizio sto gioco era legnoso veramente come pochi. Infatti io mi lamentavo con ragazzi che dicevo, raga, però le fasi così no. Adesso col fatto che le hanno automatizzate e rese più rapide, ma poi forse che ci ho anche giocato un pochino di più e mi sono un attimino abituata anche al sistema di gioco, quindi ora riesco tranquillamente. Sì, Prax, sono riuscita a farmi un mazzo su Magic, ho fatto un Gruul, poi magari ve lo faccio vedere, il mazzo che ho fatto su Magic, dopo ve lo mostro. Prendo un altro mese in questa bella community in compagnia di questa bellissima ragazza. Bella. Grazie. Mi dispiace molto non poter fare di più, ma cercherò di esserci quando ne ho la possibilità. Grazie per esserci sempre. Ma grazie a te, Brando. Bentornato per il settimo mese. Grazie. Grazie mille. Anch'io, Piero. Ma di brutto. La lista? È il mazzo base dei Frey. Raga, io ho solo mazzi base per il momento. Non ho mazzi miei. Cioè, questo è gelo e rovina. È proprio il mazzo base, quello che sblocchi loggando tutti i giorni. E poi gioco buff vulcanici, che è un altro mazzo base. Questi sono tutti mazzi base. Ancora non li ho modificati perché ancora non conosco abbastanza bene il gioco da modificarli. No, senza Godzilla, mio Gruul. Sì. Quello che dicevo anch'io ai primi tempi su Runeterra, ti ricordi? Adesso sto cambiando idea. Non mi ci chiudo, ma non è male. Uguale. Idem. Ma infatti in tantissimi ci siamo ricreduti, perché all'inizio, durante la beta, era molto legnoso. Adesso si vede che proprio l'hanno snellito tanto. Hanno ascoltato i feedback dei giocatori. Considerate che io ho partecipato a una sorta di meeting che hanno fatto su proprio Runeterra, dove chiedevano ai giocatori che cosa magari non gli era piaciuto durante la beta, o spiegavano le news che sarebbero arrivate. Considerate che di Bilgewater io lo sapevo un pelino prima che uscisse, perché appunto avevo partecipato a questo meeting. E era arrivato un momento in cui ci avevano fatto, era una cosa che avevamo fatto online, avevamo fatto tipo una call con tantissimi streamer di giochi di carte ed ero stata invitata anch'io perché comunque gioco ai giochi di carte. E nulla, quando c'è stato il momento in cui hanno finito di spiegare e hanno detto adesso se qualcuno ha una domanda, vi abbiamo spiegato tutte le news che metteremo con la nuova espansione, se qualcuno ha una domanda parli, se siete timidi scrivete. E tipo io ho preso istantaneamente la parola nel silenzio, nessuno aveva il coraggio di dire niente, io arrivo e faccio in inglese ovviamente, dico guardate io non sono per niente timida, che non è vero però dovevo fare la bulla. Faccio, io non sono per niente timida e comunque volevo dirvi che trovo le fasi di Runeterra estremamente legnose. Farete qualcosa per la legnosità delle vostre fasi? E il tizio che rispondeva alle domande si è messo a ridere e fa... Effettivamente la maggioranza dei giocatori ci dicono che le fasi erano legnose, quindi abbiamo cercato di snellirle, sistemarle, velocizzarle. Lavoreremo ancora di più durante tutto l'anno per cercare di ascoltare i vostri feedback e migliorarle il più possibile. E infatti ho detto, oh, posso, bene... Sì. No, no, però te l'immagini inserire nome fuori, buttata fuori subito. E, no, però, cioè, si è messo a ridere, non è che mi ha detto tipo, oh, che cosa stai dicendo? Mi fa, sì, effettivamente in molti ci hanno detto che le fasi erano un po' troppo legnose, abbiamo cercato di snellirle.
Io infatti poi ero tutta bella soddisfatta, faccio grazie. Allora ci giocherò. No, è vero, effettivamente hanno fatto un ottimo lavoro, hanno ascoltato la community e mi piace quello che stanno facendo. È un bel gioco, Runeterra. Beh, andiamo avanti con questo gelo e rovina che mi sta piacendo. Sarà meglio. Nel senso, Peppino che prende abbastanza ispirazione da Magic per quanto riguarda le fasi, ma persino quelle di Magic sono più snelle. Nel senso che, allora, vuole darti la sensazione del continuo botta e risposta, che ha anche Magic, che va benissimo. Il problema è che qui non è la sensazione non è quella del continuo botta e risposta che si ha su Magic. La sensazione era, perché adesso non è più così, però era che ogni carta praticamente avesse un turno a sé stante. Cioè, era come se effettivamente ogni carta avesse un suo turno ed era abbastanza pesante. Si è mosso. Per fortuna, cioè, come vedi, l'hanno snellita questa cosa. Cioè, se io ho finito il mio turno, in automatico passa all'avversario. Non devo stare lì ad accettare ogni santissima volta. Poi, vabbè, io ho messo istantaneamente le fasi automatizzate appena hanno dato la possibilità di inserirle. All'inizio dovevi veramente accettare qualsiasi cosa e passare qualsiasi cosa. Infatti ero lì tipo, no... forse Eric, sì, anche Yu-Gi-Oh! Perché mi hanno spiegato un po' tra delle varie fasi di Yu-Gi-Oh! E forse in realtà più che Magic prende ispirazione anche da Yu-Gi-Oh! Ma no, Mau. È perché magari non ne hai giocati molti di giochi di carte. Diciamo che bene o male, cioè questo per me è nuovo. Non è molto che ci gioco. Però è un gioco di carte. Io ho sempre giocato i giochi di carte. E molte meccaniche sono comuni a tanti di questi. Quindi diciamo che... Aspetta. Già. Vai, Brown. Quindi diciamo che non per forza devo sapere... Devo conoscere perfettamente il gioco per riuscire a capire che cosa fare. Però comunque all'inizio era legnoso. Adesso no. Adesso si è molto snellito. Toccava all'avversario. Tra l'altro non so se avete visto, ma nessuno dei due aveva carte per il turno 2, quindi ha passato automaticamente al turno dopo. Shh, eccolo qua. Ho missato un dannino, mi sono distratta. Keyforge è molto bello. Io ho un mazzo per Keyforge. Solo che non ho mai nessuno con cui giocarci. Non posso mancare. Essendo fisico è più difficile. Ho degli amici che ci giocano, ma è difficile trovarsi per giocare. I loro occhi erano infuocati come torce. Oh beh. Dimmi solo dove mirare. Farei danno anche con Brown, ma non ha molto. Ah, invece sì che ha senso. È ora di dire due parole. Assolutamente sì che ha senso. No? Così mi prendo tre danni. Anche io, Zimmer. Oh, merda. No, sei un'orribile persona. Mi ha ucciso Braum. È il mio preferito, Braum. Ti odio. A maturità. No, il mio Braum. Dovete credermi. Oh, oh, tu e le tue storie. Lost control here. Down by the sea. Lost control here. Ah, siamo di Ash. Tutto il mondo in una freccia. Siete tutti in grave pericolo. No, Brown è una brava persona, non doveva morire. Come Brown è odiato da tutti. È il mio preferito. Oh, Tinkast, grazie mille per l'host. Thanks. Di un altro giro. Grazie, ben arrivato. Le animazioni degli eroi dopo un po' non stancano. A me sembra che siano fichissime la prima volta che le vedi, ma dopo 100 match iniziano a stancare. No, a me piacciono sempre. Io ogni volta che le vedo faccio wow. Ogni volta, tipo.
Nessun colpo di avvertimento. Voglio già usare il colpo raggelante. Secondo me è sprecato qui. Però c'è anche da dire che ho finito il mana. Cioè, nel senso che sto sprecando mana. Teniamocelo col 3-1. Il momento è giunto. Colpisco. Ti chiuderò oggi. Dalle opzioni l'autopass lo puoi togliere. Sei mana, eh? Non ho una gran mana. Una gran mano, però. Una gran mana. Direi che prima attacco. Rapida come una freccia. Arrivano, nascondetevi. Oh no. No, mi ammazza il 3-1. Ero io la preda. Ascoltatemi! No. Cosa posso portarti? Over. Protective. No, non lo voglio usare lui. Non ancora. Cioè, è sprecatissimo qua. Io ho lanciato il telefono la prima volta con l'animazione dell'ancora di Nautilus. Tipo, wow. Sì. Io non l'ho vista quella dell'ancora di Nautilus. O forse sì, durante il tutorial. Ciao, Donkt. Buongiorno. Come stas, Donkt? Prelevo di Miss Fortune è stupenda. Non l'ho vista ancora. Una tempesta si avvicina. Anivia, no, io non ce l'ho. Attacca e infliggi un danno a tutti i nemici del Nexus nemico. Rianimami sotto forma di Anivia uovo. Ok. Brivido nell'aria. Voglio spingerla ad attaccare. Ma non lo fa. Di tutti i nemici con zero potere, poi congela tutte le unità nemiche. Tanto mana. Ah, di roba veloce ne ha un bel po'. Sì, ma non mi piace la mia mano così, troppe spell e va bene. Io resisterò. Ok. Merda. Non posso farla evolvere. Niente, me la secca. La secca. Non posso fare niente per salvare quella Ash. Posso seccargli Anivia. Continuate senza di me. E dopo Brown. Ok, via l'uovo. Ovviamente l'uovo lo secchiamo istantaneamente. Questo. Ok.
piace che sto sprecando un sacco di vita, perché avrei potuto utilizzarli come vita. Alleluia. Sono Legros, lo scudo del re. Allora, mi conviene sto giro fargli fuori prima il 7-6 e il 9-6 lo blocco. Poi uso il soffio dell'inverno e uccido tutte le unità. Lascia riposare i morti. Tocca a lui. Ogni passo mi avvicina alla salvezza. Vai. Ehi, ma... scusa? Perché non ho potuto bloccare? Sono molto confusa. What? Ma perché non mi ha fatto bloccare? Oh, vabbè. Antiche cose intrappolate nel ghiaccio. Ah, minacciare. Niente che un po' di non possa guarire. Fuck. Per il brivido della battaglia. Ok. Il problema è che lui non muore. Il problema è proprio che lui non muore. Invece di morire aumenta di livello. Fuck. Purtroppo non c'è veramente niente che posso fare. Penso, cioè, comunque persa. Mettimi alla prova. Torna la prossima volta. Un vero benvenuto del Freljord. Perché il problema è che è lento. Quello è il problema. E lui comunque poi il prossimo turno mi fa fuori. È già il secondo match che perdo, Va mica bene. Oh, non va bene per niente. Però ho sbloccato una cassa. Oh, Jerry! C'è Jerry Scoppi. Ma infatti è giusto, Aci, così torno coi piedi per terra. Avevi pescato un po' troppe spell, sì. No, avevo una mano terribile. Con quella mano lì non potevo veramente fare niente. Avevo solo magia in mano. Amascini, tutto bene? Come stai? Bravo, Niku. Lo so, ma infatti è giusto. Ma è giusto così. Ma infatti era giusto così. Ma devo perdere. Cioè, non era normale. Non era normale il contrario. Cioè, ve lo dico, non avevo ancora mai perso un match da quando, in due settimane, da quando avevo iniziato a giocare a sto gioco. Non era normale. C'era qualcosa che non andava. Adesso inizia a avere senso.
No, più che altro perché poteva voler dire solo esclusivamente che mi metteva contro gente che aveva appena iniziato. E anch'io avevo appena iniziato, quindi era ovvio che mi mettesse contro gente che aveva appena iniziato. Con la differenza che magari, appunto, avendo io giocato tanti giochi di carte, sì, ok, ho appena iniziato, ma magari avevo un pelino più di conoscenza rispetto agli avversari. Invece... ah. Sì. Invece ha senso che io stia perdendo adesso, perché vuol dire che finalmente sto iniziando a prendere anche gente che comunque sa giocare. Ciao, oh, Revision. The afternoon. What are you doing? Mazzo dei 7 giorni di accesso? Sì, questo qua. Yeah, sto giocando con mazzi base. Siamo noi che portiamo sfiga al caso è chiuso. No, magari sta iniziando a mettermi contro gente che sa quello che fa. A differenza delle prime settimane in cui mi metteva contro gente che aveva appena iniziato. Perché appunto anch'io avevo appena iniziato, quindi ci stava. Però non è che tutti vengono da altri giochi di carte. Molta gente magari ha appena iniziato, appunto, come ho detto prima. La burlona. Dai, andiamo. Di nuovo una mano brutta. Perché mi sta dando tutte queste spell? Mi dà un sacco fastidio. Pensa più forte. È uguale. Vero benvenuto del. Volevo prenderlo almeno un danno, ma. Questo qua l'avrei tirato giù con Brown, ma magari mi mette altra roba se gli do un turno. Quindi aspetto che tiri fuori una carta, qualsiasi cosa. Così io attacco con Brown e gliela blocco. Hanno bisogno del nostro aiuto. Yes, Revision. Yeah, of course. Dove sei? Questo mazzo è fatto un po' col culo, mi dispiace dirtelo, Kuro. Sì, ma è ovvio, ma come tutti i mazzi base. Mamma sì. Però dai, fa bene per fare pratica. Ah. Prima lottiamo. Metticela tutta. Frecce pronte. Per fare pratica va bene alla fine. Cos'è? Ah, uccide. Dai. Te ne pentirai. Devo fargli fuori lo 0-3 assolutamente. Ma per fare ciò devo potenziare Brown. Così poi gli prendo lo 0-3. Epoca due larve ragno, se un alleato è morto in questo turno. Ok. Sa che faccio 2 danni a tutte le unità, ma sacrifico il mio arciere. Il popolo è lenta, è la tra l'altro. Forza. Brutale. Prossimo turno. Però dovrei far fuori prima lo 0-3. La madre guerriera ci riunirà tutti. Devo far fuori quello 0-3. Sono pronto a morire. Ok, lo porto a 1. Difendiamo uniti. Li posso anche bloccare. Proteggerò tanto i villaggi. Prossimo turno. Vai. Fino. Tanto prossimo turno glieli pulisco tutti questi. Il problema è quello 0-3. Prendo un sacco di danni facendoglieli fuori. È facile, hai visto? Porca miseria.
continuo ad avere una mano piena di spell, Dio santissimo, mi trovo bloccata. Devo far fuori quella benedetta unità. Se non faccio fuori quella è un casino. C'è da dire che lui adesso non può attaccare, però... devo far fuori quell'unità per forza. Cioè, non... spreco un sacco di mana, ma non posso fare veramente altrimenti. Volevo solo giocare. Quattro danni. Chiamo gli amici, ripresento il mio scudo. Mi faccio attaccare giusto per potenziare un attimino Brown. Sì, no, per forza lo 0-3, perché se no mi prendevo troppi danni. Benissimo, oltre 2, ottimo, così se chiamo anche quello. E ok, va bene così. La mia spell è lenta, però. Ammirate la vera forza. La mia ascia è pronta. Per fortuna ha usato quella. No, no, non ho perso perché lui è stato un patacco e ha usato quella. Il problema è che ha sopraffare. Anche usando Braum mi rimane vado di uno. Stai dietro a Braum. Conviene farlo fuori. Tanto muore comunque. Ah no, 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 che cacchio dico? No, 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 sei buona. Devo parare, devo bloccare 3 danni, che rimango con una HP. Stavo... sì, sì, no, adesso non ci pensavo a sopraffare. Oh, Tech, ciao! Ma buon anniversario! Scusate, sono scomparso, sto passando davvero poco tempo su Twitch ultimamente. Ma bentornato, Tech. Ma è sempre un piacere rivederti. Freccia incoccata. Grazie mille, bello. Grazie per la risub. È sudata? Eh sì. Il problema è che inizio a essere troppo debole col mio mazzo base. Esco. Provo a pescare. Non so più cosa fare. Proteggete queste terre. Buono. Pure sei ottimo. Ok, tocca a me. Secchiamo istantaneamente quel Darius, ma proprio subito. Posso attaccare e usare la presa dell'immortale nel prossimo turno, obiettivamente. Così almeno mi avvantaggio un attimo con i danni. Oppure posso metterlo in difficoltà e tradargli Darius con Tryndamere. Fare entrambe le cose. Facciamo Tryndamere. Noxus potrebbe sfruttare. Prossimo turno gli posso seccare quel Darius. La gente troppo spesso. Vado di Tryndamere. Porca boia. Mi ha fottuto. Solo un secondo. Adesso sono morta. Devo sperare con tutta me stessa. Nessuno in questo momento. No. La forza trionfa. Oh no.
Sono 3 danni. Mettiti okay. alla prova. Basta. Sono 4. Per un HP. Per 2 HP in realtà. Io non mi arrendo mai. Ok, inizio a essere a un punto, raga, dove non vinco veramente più con i mazzi base. Userò il braccio buono. Perché è emozionante sentirmi nominare i campioni di LOL? Ma io a League of Legends, guarda che ci ho giocato un botto, Sono stata, penso, una in Italia una delle prime persone che ci ha giocato, perché ci giocavo in beta e ho fatto anche un sacco di cosplay. Considera che ho iniziato a giocarci all'inizio proprio della beta. Sai che io trovo tutti i giochi. Ah, con Giulia e Matt una partitina ogni tanto la facciamo. Ma io ci ho giocato per anni, ragazzi, a League of Legends. Ho smesso 5-6 anni fa, ma ci ho giocato per un sacco di anni. La mia Katarina, ti ricordi? Che mi scambiavano per Erza perché nessuno conosceva League of Legends quando ho fatto il cosplay di Katarina. Uffa. Devo iniziare a modificare i deck, sono troppo fragili. Così perdo e basta. O sono sfigata io che pesco troppe spell. Secondo me è stata sfiga. Provo a fare un altro match, perché secondo me ho preso troppe spell. Sono 2 match interi che pesco un sacco di spell. Lo so, mi scambiavano per Erza Scarlet. Io facevo Erza? No, Katarina di League of Legends. Cos'è League of Legends? Niente, l'anno dopo solo cosplay di League of Legends. Oh sì, Eclipse. Oh sì. Potresti fare un mazzo un po' più competitive? Sì, potrei. Dovrei. Potrei e dovrei. Per il momento con la mano che ho, quella non mi conviene proprio tenerla. Sì, questo è il mazzo base dei... Sì, è il mazzo basic proprio. Fanno proprio cagare i mazzi base, sì, lo so, però per imparare sono utili. Per imparare le meccaniche. Qual è la lezione di oggi? Questo lo devo seccare assolutamente. Ciao Joe! Grazie mille per... La mia prima per l'host, ben missione. Arrivato. Porca miseria, lo volevo traddare. Accendi la miccia. Ah? Così? Devo farlo fuori il prima possibile. È ora di andare. Il 2-2 adesso lo secco. Shh. Eccolo qua. No, Gifran. Preso. Ci riproverò. Di quale, Joe? Di che cosa? Gwent? Gwent è molto carino. Gwent è molto carino ed è un vero peccato che non sia per niente seguito su Twitch. È davvero un bel gioco. Ero io la preda. Siamo solo noi due Fishbones. Gli altri tizi, direi. Ti avevo mandato il trailer su Telegram. Ah, allora non l'ho visto. No, raga, ho un botto di messaggi su Telegram, ancora non li ho visti. Ne ho
Ho una sfilza immensa. Sta diventando tipo Instagram 2 la vendetta. Ciao Ducale TV. Grazie per il ride. Tanta gente, ciao. Benvenuto. Allora io sto guardando un attimo che cosa fare qui. Direi che mi curo. Oh. Vai, locandiere cortese. Una correttina, dire thanks. Allora, io seccherei G. Ho tagliato carne più grossa di te. Sì. Io oddio, vado. Non lo so, Tinkas. Non l'ho visto il tuo. La prossima volta. Penso di no. Ti consiglio di attivare la regione di Ionia. Ha molti incantesimi control molto utili. Tantissime carte basso costo elusive che ti fanno molti danni. Oh, aspetta, che cosa è successo? Mi sono distratta un attimo. Perché non è morto? Ah, fuck. Attacco rapido. Oh, mannaggia a me che mi cago, non leggo. Oh. Oh well. Attacco rapido. Non sono stato io. Distratta, non ho letto. O probabilmente anche per. Vabbè, il prossimo turno. Sì, perché ho delle mani pessime, cioè non le riesco a giocare io ste mani. Sono veramente ingiocabili. Trovo spell inutilizzabili che costano troppo. Bene, bravo. Sempre cosa buona e giusta. Io farei frantumazione raffica dovrei fare. Non posso farla. Grazie, Nico. Dai, Fishbones! Ma io non voglio! Fa piacere, Simo. Sei il benvenuto. Questo deve morire. Vabbè, prossimo turno quando faccio quella. Ah no, l'ho già fatta. Proprio. Spero che funzioni. Ho già utilizzata quell'abilità. Vai, la frantumazione dopo la possiamo utilizzare, ma prima devo mettere giù Ash. Non credo. 0 di 5, non ho ancora mai congelato. Fomasauro. Cos'era quel più 2 più 2? Ho visto tipo un più 2 più 2. Non dovevi congelare quello, mannaggia. Grazie, Bulo. Benvenuto anche a te. Sì, devo buttare l'occhio. Ok. E allora io ti frizzo. Poi. Il momento è giunto. Colpisco! E li posso permettere due danni.
pura fedeltà alle ombre. Brutto Zed. Brutti. Speriamo che non attacchi subito, sennò sono fregata. Prendo il controllo. Siamo una cosa sola. Sono abbastanza fregata. Danni 12. Sono 13 danni precisi, mannaggia. Queste terre sono nostre. Basta bloccare un danno. Sì, l'effimero 6-5 è abbastanza illegale. Rimango con un HP. No, non paro l'ombra. Pago l'1-1, paro l'1-1 perché l'1-1 deve morire, sennò continua a farmi due danni ogni turno e muoio nel turno dopo. L'ombra mi fa 6 danni, che sì, sono tantissimi, ma almeno in questo modo non perdo Ash. Se perdo Ash è finita. Cosa ha messo? Richiamo un alleato per creare un'ombra vivente al suo posto. Non farci caso. Finita male. Sono ancora viva. Non lo so che cosa ha fatto. L'importante è che io sono ancora viva. Senza fare rumore. Problematico quello Zed. Allora, uno glielo secco adesso. Evochiamo Tryndamere e gli secco. Boh, vediamo quale viene ghiacciato. Non è prevista. Madonna, tutto con attacco rapido sto Cristiano. Rimango 8-1, sì, ok. La mischia! Ti copro le spalle! Ok, ho abbastanza mana per riuscire a sopravvivere. No, ok, non più. Rapida come una freccia. Bene. Non ti muovere. Perdo Ash. Continuate senza di me. No! Ma porca, sì, vabbè, ma che culo. Culo, porca miseria. Non ci credo che ha top deccato. Rip. Oddio, ancora non è rip in realtà. Posso ancora farcela. Ora sì che è una festa. Tutto ciò è durissimo, ma posso ancora farcela. Volevo uccidere Jinx. Il mio obiettivo era uccidere Jinx. Ma l'hai voluta. Volevo uccidere Jinx, raga. È lenta questa abilità, non la posso usare. Non potevo. Non ripudiarmi. L'ombra è un'arma affilata. Rip. Non potevo. No che non potevo. Ma raga, no, è un'abilità lenta. Alla fine del turno potevo, ma alla fine del turno lui l'aveva. L'ha evoluta prima, non l'ha evoluta durante il turno. Mi hai battuto questa volta. No, comunque con i mazzi base non riesco più a vincere. Devo per forza fare altri mazzi. No, ragazzi. Non
potevo. Quella spell fa 4 danni se il nemico ha 0. Se il nemico non ha 0, congela e basta. Non potevo. Tu fidati che l'ho letta la carta. Cioè, scusami, Tu dici fidati di me. Ce l'avevo lì davanti, l'ho letta la carta. Era un 1-2, non aveva 0. Se tu non hai 0, la carta congela, non fa danno. Raga, non potevo. Cioè, adesso va bene tutto, ma l'ho letta. Ve la faccio rivedere. Allora, dov'è? Costava 2. Questa. Infliggi 4 a un'unità nemica se ha 0 potere, altrimenti la congeli. Era un 1-2. Non potevo fare 4 danni. L'avrei ricongelata e non avrebbe avuto senso. No, ma non sono arrabbiata, Seiya. No, sto spiegando che, raga, non potevo. No, non potevo lanciarla 2 volte. Potevo farla una volta sola. Ed era un 1-2, quindi non gli avrei fatto 4 danni. L'avrei semplicemente congelata, che non serviva a niente, perché poi il turno dopo era lì. No problem. No, è perché mi dite sempre, culo, leggi le carte. Porca miseria, l'avevo letta bene. Per quello che ho detto, raga, no, non lo posso fare. Su Fiora e Kata? Però non le ho mai giocate, Fiora e Kata. Cioè, fare un mazzo così da zero con meccaniche che non conosco. Non mi dispiacerebbe fare un mazzo Frey, però devo giocare un po' di più. Devo fare pratica anche con gli altri. Tipo, delle rovine, adesso bene o male ho visto come funziona. Buff vulcanici pure. Dovrei giocare anche questi due. Così vedo le meccaniche anche di questi, vedo come funzionano e capisco come giocarli. Dove sono le mie cose belline? Proviamo questo. Questi sono tutti mazzi base, quindi sono abbastanza debolucci. Però almeno nel frattempo imparo un po' di meccaniche. No, non ha 0, anche se era congelata. È ancora Nivea, però non ce l'ho. Devo sbloccarlo. Per ora Cliss sto provando ancora quelli della vecchia espansione. Però sono mazzi base, quindi sono molto deboli. In tutti i jolly che hai puoi craftarti il 3x di tutti i campioni e da lì scegli il mazzo da farti. Però vorrei vedere... Cioè, perché poi usciranno comunque altre carte, nuovi campioni e nuove espansioni. Quindi non vorrei buttare tutti i jolly prima di capire bene il gioco. No, ancora mazzi low budget non ho guardato. Sì, lo so che è jolly, raga, però dato che ancora non so giocare bene... Vorrei imparare meglio e poi crafto. Secondo me non ha molto senso usare subito i jolly all'inizio, quando ancora non sai giocare bene. È meglio usarli quando sai esattamente che cosa vuoi fare, perché per ora ho provato solamente 2 deck. Vorrei fare pratica con altri. Timid Dream. Considera che io prima in streaming giocavo un botto Hearthstone, poi mi ero anche un po' stufata perché sì, perché tipo la chat era... Ogni volta, letal, e questo, e fai questo, e fai quell'altro. E ero tipo, basta, raga! Precarli assolutamente che te ne penti, un fottio, ci sono passato. Infatti. Ma no, ma infatti. Infatti. Prima devo imparare, così poi faccio mazzi buoni. Serenas. Ti fai un mazzo a settimana con i forzieri cappati? Sì, Dai, proviamo con questo deck qua, che non lo conosco, non l'ho mai giocato. Tieni presente che Ashi congela sempre il pezzo più forte, quindi per forte si intende quello con più potere. Se la pari con un altro pezzo più salute, se ancora la pari, quello che è da più tempo sulla board. Ah, ok, cioè quindi... È un pattern. No, infatti, ragazzi, i jolly non vanno usati tutti, perché poi uscirà roba nuova. Lo sapete, io sono una risparmiatrice, proprio perché gioco ai giochi di carte da free to play. Li ho sempre giocati da free to play e sono sempre riuscita a farmi dei deck durante le varie espansioni da free to play.
come sto facendo anche su Magic. È faticoso, però col mio metodo, fidatevi che riesco tranquillissimamente. Poi vabbè che Runeterra è diverso, perché qui più giochi, più riesci a fare. Quindi in realtà basta giocare tanto e riesci a farti tranquillamente tutto, senza shoppare, a differenza di altri giochi. Però comunque, secondo me ha senso tenerli da parte un po' di jolly. Non dico tutti, sicuramente li uso. Appena trovo un deck fatto bene, sono sicura che mi ci troverò bene. Cioè, devo prima capire che cosa voglio fare. Una volta che capisco che deck giocare, che cosa voglio fare, allora crafto. Amorositas, serpe? Io invece sono sprecone, mannaggia. No, io no, che è il motivo per cui riesco alla fine a giocare sempre. Non sono sprecona. Oh, Mau, grazie per il ride. No, io ancora non li uso. Fai il tutorial per capire alcune meccaniche. Ma i tutorial li ho già fatti tutti, li ho finiti i tutorial. Lo so, Simo, però appunto non li voglio usare tutti. Perché poi magari escono campioni nuovi, cose nuove e poi li voglio usare. Esatto, non so, esatto, come dice Killian, non so ancora che cosa fare, raga. Cioè non so se fare midrange, se fare un lento, un control, un aggro, non lo so. Sì, sì, tutorial li ho fatti tutti. No, non li uso ora, infatti. Arrivo, guys. Madonna, raga, c'era Baloo super mega indignato. Oh, che mi ha visto a metà del corridoio, mi ha guardato, mi ha fatto meh! Oh. Ciao, Fat K! Come rispetto ad altri GDC, è molto bello perché puoi giocare gratis. Cioè, non devi shoppare ed è una cosa nuova. Comunque stavo pensando, magari mi faccio qualche mazzo low budget, proprio super low budget. Dai, andiamo a vedere. Fatemi dare un'occhiata a Mobalytic, che me l'avete consigliato tutti quel sito. Senza andare a spendere jolly o cose strane, vediamo un po' di mazzi low budget che potrei fare con le meccaniche che già conosco. Quindi qualcosa de Macha o qualcosa con i Frey, vediamo. Non è la tomba, Prince, è una sedia che io ho disegnato, ma io non so disegnare. No, è tipo una sedia. Star Citizen? Non è il mio genere, però. La sedia si espande. Mazzo control Ash carino? I control non mi dispiacciono. A me, io adoro giocare i control. Solo su Magic non mi fanno impazzire i control, ma negli altri giochi di carte li ho sempre giocati. Vediamo, deck library. Midrange sfiora, Yasuo, Crimson Agro. Guardo qua con voi. Sto guardando da Mobalytic. Budget, facciamo qualcosa budget. Ah, questi sono budget? Ok. O forse devo... No, non meta. Ah, questi sono i mazzi in meta. Barnagro, che è quello che mi avete detto che in questo momento sta andando fortissimo. Corina control. Un B. Midrange Bannerman. EP.
Vai nella sezione tier list. Ho fatto meta. Ti guardo direttamente che cosa va in meta. Ciao Dennis, buona spesa. Corina control è ottimo. Sì. Solo che ha sfrutta meccaniche che non conosco. Real karma. Belle parte. Solo che mi mancano tutti. Emerdinger control. Scouts. Elusive. Ah, questo è quello che avevo contro prima. È il mazzo che mi sono trovata contro prima, questo qui. Inco Elusives. Mi piacciono i mazzi elusivi. E drag. Tag control. Con Twisted. Gangplank. Quello pirati. Semplice, semplice. Ah, mi piace Bess così. In pratica resisti fino a turno 9, dopodiché smezzi. Beh. Certo, con Ledros. Lowborn. Endure Spider, Yasuo Control. Ah, questo mi ispira abbastanza, questo qua, Corina Control. Però dovrei usare Jolly, raga. Dovrei usare Jolly per fare questo. Scout è quello che hai provato nel tutorial. Corina Control e Aggro Barn sono i più forti al momento. Quindi se mi crafto un Corina Control e imparo a usarlo, riesco ad andarci avanti anche tanto? Non è facile il Corina? No, vabbè, ma va bene che sia difficile. Ciao, Matteo. Buon Gwent. Una versione budget senza V. E se poi non mi piace? Moltissimo. Che cosa, Michael? Ah, che è molto forte. Cioè, che se impara a giocare questo è proprio... No, raga, mazzi sparo uber aggressive, no. Cioè, quelli proprio che butti fuori attacchi non mi piacciono. No. Inoltre, Corina Control è forte contro Aggro Barn. Prova pure questo che è già le tre asci. Come faccio a farlo? Basta che copio il tuo codice? Basta che copio il tuo codice e semplicemente lo metto qua? Come funge? Come... Dove lo devo mettere quel codice che mi hai dato? Copio il codice, ma lo metto qua? Dove lo metto? Collezione? Mazzi? Sopra vedi in porta? Vedo? Ah, indietro? Ah, quassù! Madonna, non lo vedevo. Allora, vediamo cosa mi manca da questo qua che mi hai dato te. Ah, mi manca tutto, praticamente. Ma mi manca tutto. Mostra non posseduti. Manca il mondo, mi manca.
No, questo qua è quello che mi ha passato adesso Pino, ma mi manca troppa roba. Ah, è mezzo tagliato perché c'è la cattura dello schermo. Perché vi stavo facendo vedere i deck che c'erano di là. No, no, ma infatti, appunto, cioè, se proprio devo buttare i jolly, allora mi faccio un mazzo tier, sì. Ma infatti non capisco da qua quante carte mi mancano, non si capisce molto bene. Non è proprio straintuitivo. Mi manca troppa roba qua. Cioè, a sto punto, cioè, se proprio devo usare i jolly, mi faccio un tier. Che almeno imparo a giocarlo bene, se comunque è molto forte, e magari riesco ad andare avanti tranquillamente per tutto il tempo. Dove vedo quanti jolly ho? Sopra qua, forse? No. Home? No. C'è un modo per capire quanti jolly ho? Ma io non stavo facendo Ionia, no? No, Freljord basta. Freljord, dico sempre Freljord. Freljord. Facciamo Ionia. Ah, da negozio? Mi trovo. Ah, ok. 105, 175, 464, 618. Quindi, se volessi farmi sto deck... Ne vuole 17, 11, 6, 6. Uff. Ragazzi, me ne faccio quanti ne voglio. Ok, direi che non sto più a rimuginare, mi faccio questo deck forte. Pelino di... No, non sapevo di averne così tanti. Ma raga, ma non lo sapevo di averne così... Ok, allora direi che basta, non mi faccio più problemi, crafto. Io stavo qua, ma allora aspetta perché... vai. Questa è Corina Control. E come crafto tutto? Aspetta, ho preso quello giusto più che altro. Sì, sì, è lui, è lui. Ma di cosa stiamo parlando? Sì, me li aveva dati la Riot all'inizio, ma non pensavo me ne avesse dati così tanti. Non credevo che... Cioè, mi avevano detto, sì, quello, ti sblocchiamo un po' di jolly, dai, se vuoi giocare a Runeterra. Io, sì, 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 ok. Però non pensavo me ne avessero dati così tanti. Ma chi se l'aspettava, guys? Vai, jolly. Sdolla tutto. Jolly. Caro jolly. Sta cosa. Ah, il caricamento. Vai. Giolliamo. Sì. Infatti ho anche un sacco di monete, quindi effettivamente può essere veramente che io mi possa fare tutte le carte. Beh, grazie Riot, che dire? Che dire? Che dire? Grazie Riot. Fatto, sì. Mette un sacco però a caricare tra un... No, ma infatti... No, ma non li sto sprecando. Sto facendo un mazzo assolutamente in meta e assolutamente forte. Quindi non li considero sprecati. È un mazzo estremamente difficile, mi dicevate prima, ma meglio. Così mi metto qua, cerco di imparare bene le meccaniche. Perderò un sacco di volte all'inizio, ma non importa, va bene. Finché non lo imparo a usare bene. Esatto, Michael, infatti. Dov'è il mio villino? Mi dispiace Arezzo, spiatemi ragazzi, ero inconsapevole. Io te l'avevo detto che avevi qualche jolly, ma non pensavo così tanti. Gli emblemi spedizioni puoi usarne solo 3 a settimana. Inizia, arrenditi e hai una capsula epica.
25, adesso sono diventati 25.000. A detta della Riot, ogni 4-5 mesi ci sarà una nuova espansione. Sì. In questi giorni giocherai a Monster Hunter World. Forse domani. Se mi alzo dal divano. Perché allora domani voglio passare tutta la giornata proprio così, sbragata sul divano, sciolta lì sopra. Voglio finire di guardarmi Vinland Saga. Sarà strano avere un giorno libero dopo... È dal 5 marzo che non ne ho uno. Quindi sarà veramente strano avere tipo un giorno dove posso starmene in panciolle tutto il giorno sul divano. E domani ho intenzione proprio di passarmelo così, sciolta sul divano. Niente. Fatto bene, David. Ragazzi, se scrivete in caps... i miei mod vi timeoutano. Scrivete in caps. Forse non lo sapete, ma scrivere in caps viene considerato come urlare secondo l'etichetta. Siamo molto attenti all'etichetta. Ditelo che te lo meriti. Grazie, Vano. Sì, sì, no, domani il mio primo giorno libero me lo stragodo. Essere cacco, non lo so, raga, veramente domani non mi faccio piani. Cioè, domani quello che ho voglia di fare, domani lo faccio. Buono. Tutte le avventure della Sierra su Humble Bundle? Cosa mi stai dicendo? Sono già lì. Dove? Eidos e Sierra, 38 euro. Tutte le avventure? Allora, 10 bundles, fa vedere. Sierra, eccolo. Gabriel Knight. Oddio, quanto è bello Gabriel Knight 3. Madonna, ci giocavo che ero un feto. Ero piccolissima quando giocavo a Gabriel Knight. Se l'avevo originale, avevo proprio la scatola. Time Shift, Velocity, Police Quest. Poi ti danno The Beast Within, Arcanum. Oh mio Dio, ragazzi. Anche questo avevo l'RPG di Arcanum. È bellissimo. No, raga, io sto male. Cesar 4. No, ma ci sono un botto di giochi della mia infanzia. Fantasmagoria, Cesar 3, pure quello più vecchio. Ok, prendo tutto. Prendo tutto, dammi il pacchetto. Aspetta, perché 25 euro? Non era 11? No, mi si è chiuso. Aspetta, no, bundle. Bundle, 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 dammi bundle. No, raga, cioè, seriamente, ci sono tutti i giochi della mia infanzia qua in mezzo. Oh. Sì, mi dà anche se. Vai, vai, quello da... Figata. Uno Eidos e uno Sierra? Sì, ma è tutta roba che io giocavo un casino. Oh, che pizza. Vai, verificate che il computer sia mio. Io non lo apro mai Humble Bundle, dovrei farlo più spesso. Ma i miei account? Tipo che sono letteralmente scomparsi tutti i miei account mail? Stregoneria è questa. Scusate raga, sto acquistando un sacco di giochi. Ma non mi è arrivato però il codice di verifica. Vabbè dai, lo faccio dopo la live. Tanto fra... dopo
Stupido sei, Michael. Raga, tutti i giochi della sera della mia infanzia. Cioè, c'è Arcanum, che è stato uno dei primi RPG che ho mai giocato da bambina. C'è Gabriel Knight, il 3, che è stato il primo Gabriel Knight che ho fatto da bambina. C'è Caesar 3 pure, che è vecchissimo, sia il 3 che il 4. Anche quelli li giocavo un botto da piccola. No, troppo belli. Scade il codice? Ma dell'Humble? Ma non è arrivato. C'è codice reinviato, ma non è vero. E arriva. Ah sì, guarda, forse account protection, sì, me lo mette in spam. Sì, me lo metteva in spam, è arrivato. Va, che figata. Scusate, sto prendendo questa cosa perché sennò poi mi dimentico. La brunetta era stupendo. Perché sono una streamer di giochi di carte, Alex? Ho sempre streamato tanti giochi di carte, quindi evidentemente mi fa piacere. E a me fa piacere. Ok. Aspettate che sto acquistando un bordello di giochi della... Cioè, ho preso tutto il bundle, quello da 11 euro con tutti i giochi della Sierra. Porca miseria, ragazzi, che ricordi. Torno bambina. Ma domani me li gioco tutti. Domani che è domenica. Pff, sì, vai. Tieni i giochi. Yeah! Spettacolo. Vai, dopo li riscatto tutti, che molli, devo riscattare una alla volta. Sì. Ho preso il bundle, quello da 11 euro, aveva un casino di giochi, tutti da Sierra. Bumble bundle, ma... Fino a 5 minuti fa volevi diventare tutt'uno col divano. Sì, ma era prima che io vedessi Arcanum e Caesar. No, no, raga, cioè, basta, domani torno piccola. Bellissimo. Stavo craftando roba. Jolly. No! Ho sbagliato. Come faccio ad aggiungerne uno? Allora, ti risveglio. Lo scrivere. Non è vero, ne ho due. Only lonely. Un numero? Ma ci ho cliccato prima, ma non andava. Ah, adesso sì. Thanks. E porca miseria di nuovo. Vabbè, basta che la craft. È molto lento però questo sistema per craftare tutto, eh. Crafta prima e poi clicca sul numeretto. Ma non ne voleva una terza? Eyes. Oh. Sì. Se rifaremo mai un'altra riunione tipo con lo staff della Riot che si occupa di Runeterra e mi chiederanno che cosa ne penso, bla bla, e dirò: ok, la creazione, cioè non esiste che io clicco jolly per jolly, proprio nope.
Non c'è un pulsante che ti fa craftare tutto in automatico. Ok. Gli farò arrivare questa lamentela, se mai faranno un'altra riunione di quel tipo. E porca miseria di nuovo. Sì, no, il sistema di creazione è lento. Questo va sistemato assolutamente. Sì, Michael, mia. Ok. Clicca tre volte velocemente su Jolly e li prendi subito tutte e tre. Ah, me li dava subito se cliccavo sopra? Ciao, Fede. Buonasera a te, non preoccuparti. Vai, andiamo, abbiamo craftato. Io mi butto subito all'avventura e non lo guardo neanche sto deck. Inizio subito. Vai, fatto. Ah, il nome. Aspetta, il nome. Allora, questo mazzo si chiama Bruce. Sì. Bene. Aspetta. Le modifiche. Ah, già sistemato. Posso. Tocca. Proviamo Bruce. Don't you forget. Impara giocando. Erano già nel deck, Bulo. Non li ho messi io. È un mazzo fatto da... Oh, pro player. I don't know. Ricordati di dire che serve, che ti serve della valuta digitale su Runeterra per verificare gli update. Che cosa intendi? Sì, Stinky, ma è troppo competitive. Beh, Valorant secondo me ha senso solo esclusivamente per uno streaming di pro player. È un gioco veramente tanto competitive. Io non sono una pro player, gioco, mi diverto, ma Valorant è troppo pro, è da pro player. It's my life. Non mi devo ricordare qua di riscattare. Tengo la pagina aperta così poi riscatto tutto. It's my life. Allora, due birds. Due beardos. L'ambiente è diventato anche tossico. Di Valorant? Mazzo totalmente femminile, si chiama Bruce. È Bruce! No, ma non è proprio la mia tipologia di gioco, Valorant. Ripeto, è molto competitive. Non va bene per il tipo di stream che faccio io. Quando vengo evocato fornisci più uno più zero ai ragni alleati e meno uno meno zero ai nemici per questo. E giochiamocelo bene lui. Pigi uno a un nemico o al Nexus nemico e uno a un altro. Pesca una carta. Sì, ci sta. Why not? Era una battuta relativa al costo delle carte digitali per buildare il mazzo su Runeterra. Valuta digitale extra per acquistare carte virtuali dopo che avranno migliorato il sistema di creazione del mazzo. Ah, ok. Ok. Sì, però Cristiano, cioè, o ci giochi tanto, per dire, secondo me non è uno di quei giochi che puoi fare così for fun una volta ogni tanto. È molto simile a Counter-Strike. Sono quei giochi dove ci devi nerdare. Non focalizzarsi sull'unità, ma usa molto le spell di rimozione. Tutti i ragni servono solo per sopravvivere. Sì, esatto, per arrivare al turno 9. Allora, ho 4 mana. Prendi tutto il mana, infliggi danni pari alla quantità di mana speso a un'unità. Turcalis.
Ammano un ragnetto. Mi serve per bloccare il Bjerg. Ma perché hai smesso, Luciano? Il mazzo è semplice, ma difficile sotto determinati aspetti. La cosa che fa è uccidere qualsiasi cosa che gioca l'avversario, almeno quella pericolosa. Sopravvivi fino a turno 9-10, tanto è ruba vita, con tipo 10 carte passa. Ok. Quindi devo focalizzarmi sul bloccare qualsiasi cosa all'avversario e prendere meno danni possibili. Se prendo danni li recupero. Sì, allora, prima o poi mi piacerebbe giocare anche contro di voi, però dovrei impostare un cooldown. Perché altrimenti sono sempre lì che penso, mi staranno stream sniperando. Ciao, Rigel. Buonasera. Dovrei mettere tipo delay nella stream per giocare contro di voi, ragazzi. E poi il contatto non sarebbe così immediato. Però sì, è fattibile, devo solo mettere delay. Cosa dico mai? È già capitato. Ripeto, è già successo. Niente alle prime 5 carte del tuo mazzo per infliggere uno a tutti i nemici per ogni incantesimo annientato. Ok. Posso fare il doppio colpo mistico, così glielo secco. Vai. Devo solo resistere qui. È già capitato anche ad altri che vengano sniperati. Eh sì, il problema del giocare contro di voi, ragazzi, è che... cioè, lo stream sniper è sempre lì. Ah, capito, Luciano, mi spiace. Su cellulare? Io è l'unico gioco... Runeterra è praticamente l'unico gioco che sto giocando sul mio telefono principale. Infatti l'ho messo sul principale perché l'altro telefono, questo qua, lo uso per giocare. Però non me lo porto sempre dietro, mentre questo sì. Quindi Runeterra è tipo l'unico gioco che ho messo qua. Questo e Brawl Stars. Quello è vero, Davide. Avere buon senso e giocare con la stream bassa mutata è troppo per la gente. No, vabbè, ma allora la maggioranza della gente, Piero, cioè, no, tecnicamente tiene la live chiusa e muta. Cioè, io mi fido abbastanza di voi, nel senso, so che molti di voi non lo farebbero mai. Però c'è sempre quello splendido che poi invece non lo fa, magari, capito? Quindi... quasi quasi userei il raggio termogenico. Perché poi sto guardando che è roba troppo costosa. Abbiamo il raggio termogenico, gliela secco ora, così non fa danni. Così freddo. Ah, wow, lo dico io. Giocando con i follower sono XP in più che fai? Perché? Scusami, non mi dà la stessa XP che giocare contro persone a caso? È uguale. Ah già. Quello non lo riesco a bloccare, però. Il nostro standard aprirà la strada. Però non lo blocco. Però il problema è che io poi cosa faccio dopo? L'uovo si è mosso? No, Alexis, assolutamente no, che non sei inappropriata. Che mi farebbe piacere. Sei veloce. No. Oh no. Doveva succedere questo. Lo dovevo far prima.
Mi vorrà tempo per imparare questo deck. Perché non ha senso mettere giù il ragno. Cosa lo metto a fare? Non ho ragnetti. Cioè, mi potenzierebbe ragnetti, ma non ho ragnetti. Purina controlla anche qui? Che? L'ho appena craftato. Non ho assolutamente idea di quello che sto facendo. L'hanno consigliato i ragazzi. E niente, le prime 5 carte... Ah, sì. Grazie, Ale. Ragno busta i tuoi ragni e toglie un danno ai nemici. È meglio usarlo con altri ragni. Infatti. No, stasera no, Reed. Buonasera. Ok. Te l'hai ucciso da solo, meglio così. Meglio per me. Allora, prima di giocare Corina, devo giocare Ledros, immagino. Sì, no, ti ho risposto prima, Alexis. Ti dicevo, sì, va bene. Ti toglierà il freddo. Prego. Ma ho una mano brutta io o le mani saranno sempre così con sto deck? Beh, la mia mano che fa schifo. Non preoccuparti, Alexis. Tranquilla, parlo un sacco, ci sa che non mi hai sentito. Dove sei? Oh, meglio. Devo andarmene da qui. Questo lo offre la casa. Hai tante carte che costano molto, capiterà spesso. Solo di Lily e Balù, sì. Mano pessima per Corina Control, sei sfortunata tu. Sì, è una brutta mano. Ma a sto punto mettiamo fuori sto ragno, cioè... Almeno ci faccio qualcosa. Sennò continuo a fare il nulla. Ah, mi serve solo da body il ragno. Ok. Cioè, lo metto lì per bloccare roba. Ok. Il mazzo è difficile. Meglio. Beh, visto che ho iniziato da poco, meglio. Cioè, preferisco usare mazzi difficili. Perché così imparo le meccaniche più hard e poi con altri mazzi è tutto in discesa. È meglio, ragazzi, fidatevi. Meglio imparare da subito con mazzi tosti. Hai sentito? Okay. Non posso mancarlo. Uccidi tutte le unità, dovrei fare questo prima. Io farei uccidi tutte le unità. Anche se prima di uccidere tutte le unità... Vabbè, è inutile. È lenta. Facciamo la rovina. Anzi, faccio summonare prima qualcosa. Alla fine del mio turno lo posso usare, vero? Alla fine del mio turno, però. Sì, sì, ma uccido tutti, ha due carte in mano. Aspetto che faccia cose. Sì. Ok. Vai. Boom. Che figata la carta che uccide tutto, bellissimo! Poi. Io so cosa la signorina Elisa! Vai, Elisa! Bellissima quella carta. Tu puoi farlo pure quando lui dichiara gli attaccanti? È lenta però, giusto? Quindi all'inizio del mio turno la posso fare. Ok.
Quindi lo scopo è portarlo a usare tutte le sue carte e poi distruggere. Io avrei evocato Ledros, tanto te la faceva riprendere in mano. La sprecatissima. Ledros me lo faceva riprendere in mano? Ah, ultimo respiro, riprendimi in mano. Hai ragione. Dovevo fare Ledros allora. Però il mio avversario lo vedo abbastanza al muro. Adesso Ledros, esatto. Adesso Ledros, gli dimezziamo la vita. Ah, al signor Trindamenderino. Guardali, cosa sono diventati? Cosa sono diventati? Barbagianni. Lascia riposare i morti. Non avrei potuto farlo per mancanza di mana. Ah, hai ragione, sì, non potevo riprenderlo. Sì, 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 è vero. Sì, sì, no, non avevo abbastanza mana, infatti. Tutti cadranno dai re ai vagabondi. Fatemi alzare sta canzone che mi piace un sacco. No! Io non mi arrendo mai! Animazione! Volevo vederla. Calista. Sono Ledros, lo scudo del re. Gli faccio altri danni. Di mezzo, quindi arriva a 5 HP e è costretto a bloccare ora. Cos'è che mi fa? Freddo, decidi. Questa canzone la adoro. Ma l'alzo. Allora, oh, che cosa è successo? No, non ho visto. Stavo alzando la musica. Dov'è? No, non ho visto che cosa è successo. Porca miseria. Stavo alzando la music. Ogni passo mi avvicina alla salvezza. Ok, sì, perché poi turno dopo lui bloccherà con Trindamer ora e io glielo secco. Perché ha vinto? No, che non ha vinto, guys. Cosa dite? No, perché ha vinto? Anzi, c'è bisogno di usare questo. Tuc. E pesco. No, guys, perché ha vinto? Scusate. Mai. Mai. Evoca tre larve di ragno, poi conferisci più uno alle unità. Io metto un altro LED. Io continuo a mettere Ledros, a gogo. Sì, comunque non ho visto che cosa ha fatto lui prima. Così poi basta che gioco Corina e tecnicamente ho vinto. Congela. Va bene, tanto non devo attaccare. Lascia riposare i morti. Corina. Zone sarà mia. Vediamo che succede con Corina. Ammirate il mio capolavoro. Ok. Ho vinto. Chi osa ostacolarmi subirà la mia ira. Raga, sto mazzo è bellissimo, mi piace un sacco. Però devo imparare a giocarlo perché sembra complicato. You never see me again. Yeah.
Grazie. Sto mazzo per l'avversario è l'equivalente di un cricetino attaccato alle palle. Arturo! Sì, devo prenderci la mano. Annuccia, borraccia, borraccia Blumau. Sì, vabbè, sono gli avversari che... gli avversari sportivi. Vabbè, ma tanto cambia poco. Sta solo aumentando il tempo della sua disperazione. Io quando vedo l'avversario che tipo non concede, che si mette lì apposta ad aspettare perché ti vuole far perdere tempo, in realtà ci godo. No, io in realtà ci godo quando succede quello, perché vuol dire che stanno rosicando. Esatto, anche a me, Piero. Quando sono spacciati e attendono apposta per farti perdere tempo, io ci godo perché capisco che sono disperati. E proprio respiri la disperazione dell'avversario. Esatto, capito. A me frega niente. Se io perso, concedo. Oppure perdo e basta. Quando vedi l'avversario che fa così, lo fa apposta perché sta rosicando. Oh, che carino la malesta. Madonna, ste carte sono davvero belle. Bene, bene, dai, adesso abbiamo un mazzo competitivo. Devo imparare a giocarlo. Let's go. Bruce, vai Bruce. Sì, no, anch'io Spyro. Se vedo che non va il match, surrendo, non perdo tempo. Preferisco iniziare subito un nuovo match e avere più possibilità di vittoria. No, non sono malefica. No, sono loro che sono sciocchi. Io mai lo faccio, raga, mai. Aledros mi conviene tenerlo, vero? O è una carta morta? Ne ho comunque tre, quindi ho grossissime possibilità di pescarlo. Io lo tengo. No? Perché lo pescherò comunque? Ok. Però è una carta di cui non posso fare a meno. Ok, avete ragione, sì, devo concentrarmi sugli spari. Ragionissima. Non ho molti spari. Ma quando viene pescata? Costa 2 in meno per questo turno. Infligge 3 danni a un'unità. Figa. Pescata adesso. Ho appena iniziato, dottor. Un paio di settimane. Ho giocato un pochino durante la beta, ma lo trovavo molto legnoso, quindi l'avevo praticamente instadroppato. E qua Elise non sarebbe male in realtà, che così mi evoca ogni volta un bel ragnettino. Però lui attacca, quindi puliamo. Prossimo turno direttamente quando attacco con Elisa. Sì, è tornato Ledros. No, comunque dicevo, avevo iniziato in beta, però poi avevo lasciato perdere perché lo trovavo un po' legnoso. Però poi hanno snellito molto le fasi e con la nuova espansione mi sono presa bene. Molto bella la nuova espansione. 3 danni a un'unità. Elisa, vai Elisa. Vieni pure. Io non mordo. Usi lei. È molto Hai carino. I miei anch'io, dottor, esatto. Anch'io sono molto abituata a Magic. Quindi mi devo abituare. Oh, bravo. Vabbè, però evochiamo ragnetti, quindi ci può stare. Non gli faccio bloccare troppi danni. Alla fine Elise sono 2 danni su un Braum. Comunque ne deve parare 10 di danni, te boia. Mi metterà un bel po' per arrivare a questi 10. No, no, ma infatti vado. Perché tra l'altro può bloccare solo con il ragnetto, perché lei è temibile, giusto? Sì, temibile. Quindi può bloccarmi solo il ragnetto. Hai voglia, mi deve parare 10 ragni. E nel frattempo io continuo a metterne di fuori. Ash, raccontami una storia. Ash non mi piace.
Questa canzone. Il rumore delle prede li esalta. Wow! Mettiamo gli amici all'opera. Ti presento il mio scudo. Ok. Così giovane. Con i sacrifici. Evoca due larve di ragno se un alleato è morto durante questo turno. Mescola una Elise nel tuo mazzo. E? Uso anche il formicolio. In un modo o nell'altro mi servirai. Level up. Cos'è che fai adesso che ti sei evoluta? Sei temibile e sfidante. Gli altri alleati ragni hanno sfidante e temibile pure. Bravata. Ma io attacco. Ma io attacco pesantemente allora a sto giro. Danni un'unità. Potrei anche seccargli asci. Oddio, ma è lei? Ma dice, ma cos'è? Ok, allora vado prima di ragno, vai. E poi attacco. Però non mi avanza il mana per seccargliela, peccato. Ci sono io! No, raga, mi sono spaventata, non capivo chi era che parlava. Ok, che turno siamo? Mi sa che Elise la posso anche iniziare a sacrificare. Vai. Però è uno spreco. Ah, non è uno spreco. Allora. Tu, tre. Ti prendo con questo. Te, ti ammazzo con questo. E tu. Anzi. Lo porto a 6 così. Voglio esagerare. Oh, ma sono una babba. Ma potevo... Ah, ok. Ok, oh, niente sì. Potevo seccarglielo con Elise. Però no, non potevo comunque seccarglielo per... Vabbè, non potevo sapere che lui aveva il freeze. Dovevo bloccargli Brown con Elise. Sì, avete ragione. Sì, dovevo fare così. Però, vabbè, non potevo sapere che lui avesse il freeze. Quindi avrei comunque dovuto bloccarglielo con Elise. Ho sbagliato a non farlo. Divertente, no? Dovremmo essere amici. Ok. Ho abbastanza mana per farla doppia, sì. Però lui ha ancora un sacco di mana, quindi aspetto. Non verrebbe fargliela fuori. Sa che Brown mi conviene farglielo fuori. No, Brown glielo secco, raga, è troppo pericoloso. Vabbè, gliela possiamo seccare il prossimo turno. Servono 4 danni. Non sono morti. Ce li ho. Io ho 4 danni. Faccio 3 più. Faccio... No, no, non ce li ho 9. Mi conviene seccargli lei. Non lo so quante barriere ha sto. Ma già lui.
Però forse mi converrebbe prima attaccare. Poi no, non mi basta. Prima attacchiamo. Prima attacchiamo e vediamo che succede. Il momento è giunto. Colpisco! Prima voglio vedere i danni. Ups. Il solidrilla! Uniamoci a lui! Chiamo quell'Ash. Continuate senza di me. Un danno a tutte le unità nemiche. Mi converrebbe fare altri 3 danni adesso. Quella Lux. Li faccio adesso. Però lo posso fare il prossimo turno. Siate forti. Sono tempi cupi. 11. Perché evochi? 2 indomita avanguardia. Poi conferisci più uno a tutte le unità alleate. Houston, abbiamo un problema. Mi serve assolutamente la carta che uccide tutte le unità, ma proprio assolutamente. Questa è la prima che deve morire. L'ho messa molto male. Avrei dovuto farla dopo. Se l'avessi fatta dopo. Qui ho fatto un misplay. Quella carta l'avrei dovuta usare nel prossimo turno. Bastano 6. Quindi evoco larve. Devo bloccare con un po' di larve. Per forza. Devo evocare larve qui. Tanto non hanno trapassare. Non hanno danno su di me. Posso ancora farcela. Poi conosce i Laurent. Ok, va ancora bene. Prendo tutto il mio mana e gli secco Lux. Proviamo. Vediamo che succede. Se ha un'altra unità è molto probabile che io abbia perso.
Oh, santo Dio, raga! Oh, vabbè, prossimo turno gliela secco comunque. Nuova recluta a rapporto. Sei nuova? Illuminerò la tua via. Allora, questa è veloce. Prima evochiamo le larve, vai. Larve a go-go, come se non ci fosse un domani. Poi posso fare anche questo. Evoca anche un ragnetto, quindi vai. Prima mi evoca il ragnettino e poi potenzio tutto. Vai. Ragni grossi. Per i caduti. Hey. What's going on? And I say hey, yeah, yeah, yeah. No, lui non ha più carte e io ho la mia bestiona grossa grossa adesso. È davvero bello questo deck. Pensavo di morire. Non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe avere danni a caso da qualche parte. Sono Ledros, lo scudo del re. Troppe anime hanno sofferto. Sono il più tagliente. Basterà anche una mezza spada. Costretto a bloccare tutto perché sennò muore. È comunque costretto a bloccare. Speriamo che non peschi danni. What's going on? And I say hey, yeah, yeah, yeah. I say hey. What's going on? Ho giocato bene, davvero. Però ho fatto dei misplay. Ho fatto dei misplay che assolutamente mi potevo risparmiare. Ogni passo mi avvicina alla salvezza. Data. We won. Andata. Oh, bene, abbiamo fatto un bel po' di exp. Lala. La mia pancia sta brontolando come se non mangiassi da una settimana. Non so perché. C'è la pancia che... Sì, qualche misplay, sì. C'erano delle giocate che avrei potuto evitare. Però il mazzo è molto forte. È davvero forte. Hai ragione, Old Nero, sì. Mi dimentico sempre che posso trascinare tutto. È l'abitudine di Magic. Baloo ha fame, no? Sono io che ho fame. Baloo. Sì, Baloo, sì, Baloo è qua che dorme in realtà. Sia Baloo che la Lippy sono tutte e due qui. Sì, lo stomaco sta reclamando fortissimo. Bello comunque. Mi piace davvero sto gioco. Mi sono presa molto molto bene. Grazie. Dai, adesso cercherò di fare pratica con questo mazzo e impararlo, perché mi piace davvero tanto. Sì, non ha delle meccaniche semplici, però secondo me è solo questione di pratica, devo giocarlo di più. Diciamo che ultimamente sto giocando mazzi, sto provando mazzi anche abbastanza complessi su Magic, quindi magari anche quello aiuta. Anche di qua. Beh, alcune meccaniche sono abbastanza simili. Mau! Ma grazie, grazie mille. Thanks. E anche a voi buona cena, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuta la live. Io sono stata molto bene con voi oggi pomeriggio. Dai, ci siamo rilassati, abbiamo giocato un botto insieme a COD. Che bello. Mi mancava farci un po' di partitine insieme. Vi mancherò domani, anche voi mi mancherete. Però dai, pensatemi, domani proprio voglio che mi immaginiate proprio in pigiama, sbrodolata sul divano, cioè proprio sciolta lì così a...
E poi giocherò un po' anche a Gabriel Knight forse. Oppure ve lo porto in live, adesso vediamo. Buona cena a tutti, bellissimi. Ci vediamo lunedì, mi mancherete domani. Vi penserò, pensatemi. Ciao belli. Ancora buona serata, buona cena. Spaparanzatevi un sacco e ricominciamo a goderci questi bei weekend. Ciao belli. A presto.